È senza dubbio di origine dolosa l'incendio che ieri, poco prima delle 9 del mattino, nel giorno di Ferragosto, ha parzialmente distrutto l'interno di un capannone in via Francesca Nord a Monsummano Terme. È quanto emerso dalle prime analisi dei locali da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri che stanno conducendo le indagini. Il rogo sarebbe infatti stato appiccato con inneschi, 5 stracci imbevuti di mastice gettati su pezzi di carta, ad avvalorare la tesi degli investigatori il fatto che non siano stati trovati segni di scasso. I locali andati a fuoco sono vuoti da più di un anno in attesa di essere nuovamente affittati, dopo che gli stessi erano stati sede di un'azienda di servizi e successivamente adibiti a studio di commercialisti. Nell'intervento sono rimasti feriti lievemente 2 vigili del fuoco che hanno riportato ustioni di secondo grado e sono stati giudicati guaribili in pochi giorni, il primo in 20, il secondo in 7 giorni. Entrambi poi dimessi dall'ospedale. Alle ore 8:16 abbiamo ricevuto alla sala operativa del comando una chiamata di soccorso per un incendio. Il personale è arrivato qui a Monsummano Terme e ha visto che da delle finestre fuoriusciva una colonna di fumo non molto densa. Le porte erano chiuse, è entrato all'interno e al momento, spaccando un vetro, c'erano semplicemente delle braci e un tanto fumo, un fuoco forse di tipo covante. Quando forse sono entrati all'interno per tentare di spengere queste braci, le tubazioni forse sono intrinse di una sostanza, hanno avuto contatto con le braci stesse, si è innescato le fiamme e sono trovati all'interno avvolti in una stanza centrale. Da lì purtroppo le fiamme sono una rapida violenza, l'hanno spente ma hanno subito delle perraggiamenti molto probabilmente del calore, le hanno un po' ustionati levemente, sono stati ricoverati all'ospedale di Pescia e di Pistoia, ma con prognosi basse, l'abbiamo ascoltati, stanno per essere dimessi in ogni caso. Ci sono volute più di 7 ore per spengere tutti i focolai e bonificare i locali coinvolti nell'incendio, ingenti i danni anche strutturali. L'intero edificio infatti è stato dichiarato inagibile, il primo piano, quello dove si trovavano gli studi dei commercialisti, è stato posto sotto sequestro. Questa mattina presso la Procura della Repubblica di Pistoia si è tenuto un vertice fra il magistrato che si occupa delle indagini, il PM Giuseppe Greco, e i tecnici dei Vigili del Fuoco per fare il punto sulla situazione. Nel frattempo prosegue il lavoro di investigazione da parte dei carabinieri.